cava. Prego, prego. Grazie. Grazie. Come si chiama? Pregherò per lei. Andrea. Che bel nome. È antico. Stava sempre vicino a Gesù. L'apostolo. Non l'ho mai disubbidito, Andrea, lo sa? No. No. Andrea era il fratello del pescatore. Ah, sì. Lo sa la storia? Sì, sì, sì. Perciò, tenga presente che è bellissimo Andrea. Si chiama mio nipote, il figlio di mio fratello. Nelle lingue straniere non mi piace Andrew. Invece grazie. Devo stare morto, non so. Stiamo facendo il tesoro. Io ho preso da alcuni perché poi c'è... mio figlio mi ha preparato i scatoli. Alla fine le mie cose personali invece mi pesano, perché vado a dormire da lui questa notte, per non mi puoi fare. Ma non sapevo che alla fine mi fatto lo stesso, me. No, di che? Però. Ma guarda lei. Capito? Io lo so che lei è brava. L'ho visto. Piano, 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 piano. Ho grazie. Perché mi sono sforzata troppo, capito? Certo. Il ginocchio mi sono rovinata. Io sono antico atletico, penso che facevo pallacanestro. Facevamo gruppi sportivi. A Caracalla, quelli all'aperto, la corsa, la staffetta. Qua di qua? Sì, grazie. Me lo lascio il cibo. Ci avrò le preghiere da me, Grazie. E del Papa. Grazie. Questo è importante. Mamma, ma come mi è saltato in mente? Non mi sarei spostato. Ma sei grappi pure qua? No. Come faccio? Se mi sbarella il ginocchio. Allora lei mette la busta di là. Grazie. Ecco. No, meglio che una grappa. Allora mi regga pure sta busta. Certo. No, no, se rompe il dito. Ecco. Forse così. Devota a Gianni Paolo II. Mi ha fatto la grazia. Io sono stata operata al seno, però una piccola cosa. Lei che lavoro fa? Prego per me. Insegno. Oh, ecco, perché che cosa? Arte. Mio figlio insegna in filosofia. È professore. Ma fino ad oggi al liceo Enrique si era sentito nominare? No. E io ero predisposta perché quando ti regge la cavista è tutto vero, sai? Lei l'occhio, oltre che la cavessa, anche, vero? Io so di origine, però sono andata a studiare queste lingue, ma non ho mai lasciato mia madre a Gigli. Ho preferito così, potevo insegnare a fare, ma perché era sola in Italia. Ecco. Allora pregherò per Andrea, grazie. Che Dio lo illumini, perché di avere l'illuminazione, vedete? Sì. A me che voto mi dà come cabeza? Massimo, bellissimo. 74 anni, come ragione? E le lingue. Però se usted ne vuole fare ancora felice, deve pensare alla lingua castigliana di Buenos Aires. Che non è propriamente in spagnolo. Io ora so perché mi sento libera, perché puoi dare mia madrelingua, perché anche che l'avessi studiato non mi sentivo tanto soddisfatta, capito? Ma ora che c'è il Papa, penso che anche se me la odio, perché incontravo alcuni ragazzi che sono gli impiatrici, no? Significa che puliscono, perché io vengo da qui per 20 anni con mio nipote dietro questo palazzo. E allora la sera le incontravo, no? E scucciavamo e parlavamo un pochino durante le tre fermate, no? Della metro. E allora però ti miravano, ti scucciavano le persone, come se fossimo immondizie.
capisce? Invece io loro le parlavo, anche se erano, diciamo, poverini, perché si adattavano a fare le limpiatrici, le ame di casa e anche le babysitter e le assistenze alle anziane, no? C'è la mente forte, vero? Vado, e allora io pregherò per questo grazie, ragazzo. Grazie, grazie. Ci vediamo. Ora io lo posso parlare bene, perché non ho più paura di nessuno. Se mi sentono, anzi dicono, beata lei che lo sa, adesso mi dicono. Ma io l'ho studiato oltre che c'ho l'origine, no? Sa, mi scivo fuori, ho visto la cascata che sta dietro Panama, lo sa, no? Ha studiato lei. Quando ho iniziato a studiare così, una volta, il mio professore dice, ma tu come so detieni la passione? Io non lo so l'origine. Tengo, è uscito fuori. Quando lei entrava, hola, hola, e Mercedes, vamo a pensare, ma me la sento, lo sente come mi sento? Sì, sì. Usted che è casato o no? È sposato? No, no. È soltero. Allora, però... io mi chiamo Andrea e soy soltero, soy profe de arte naturale, de arte como, arte in generale. In generale. Le gusta la mia? Gusta, benissimo. Le do un besito, buona vacazione. Anche a lei. Io tengo un amico, ma lei è più giovane. Io sono abuela di mio amico. È giovane lei, no? 37. Beh. Io tanto. Beh, si attenta alle sacchi, alle lucerne. Sì. Ha capito, no? Donne. Sì, grazie. Arrivederci.